Io non mi permetterei mai di definire evasori fiscali chi non lo è, anche perché non, insomma, non è corretto. C'è da dire che qui ci sono dei casi in cui il Comune di Montegrotto Terme ha denunciato il mancato versamento da parte di alcuni imprenditori dell'imposta di soggiorno e la Corte dei Conti, in una sua pronuncia, ha detto che solo i comuni di Montegrotto Terme, e Padova e Venezia hanno denunciato questa cosa. Di conseguenza ci sono degli obblighi che come amministrazione pubblica noi dobbiamo, a cui dobbiamo ottemperare. Tassa di soggiorno e tariffa sulle acque reflue, campo di battaglia tra l'amministrazione comunale di Montegrotto e Federalberghi. Il sindaco Mortandello però smorza i toni, mai dato degli evasori agli albergatori, anche se lo scontro con il presidente dell'associazione Emanuele Boaretto resta aperto. Il tema è quello della sanatoria del mancato pagamento della tariffa delle acque reflue nel periodo 2012-2016, a cui hanno aderito gran parte degli albergatori. Grazie al provvedimento governativo della pace fiscale abbiamo individuato, anche con la collaborazione di un noto e preparatissimo tributarista di Padova, un percorso per sanare una situazione che abbiamo ereditato. In questo frangente spiace constatare che, nonostante la buona volontà di tantissimi albergatori di Montegrotto Terme, ci sia sempre il rappresentante di Federalberghi che continua ad avere reazioni scomposte e virulente che danneggiano la categoria. Perché purtroppo il rappresentante di Federalberghi non conosce che l'attività del comune è regolata da ferrei dettami di legge e che l'amministrazione, prima di agire in qualsiasi direzione, deve accertarsi che questi dettami di legge siano completamente rispettati. Amministrare un comune non è come amministrare un'azienda, di conseguenza certe interferenze di un'associazione di categoria devono partire dal presupposto che si parla di ambiti diversi. Il sindaco, dopo aver scritto una lettera, ci tiene a ringraziare gli imprenditori, ma non ammette interferenze dall'associazione di categoria. Il presidente di Federalberghi però annuncia una battaglia. La tariffa sulle acque reflue, dice, deve essere legittimamente contestata.